Allora ragazzi, salve a tutti, un abbraccio. In questo video vi parlerò del viaggio astrale, visto che io ne soffro fin da piccolo di queste uscite spontanee, quindi non è che faccio apposta, però spesso mi ritrovavo nel soffitto a vedermi che dormivo nel letto e poi pian piano col passare del tempo e con l'avvento della tecnologia internet sono riuscito a capire che cosa mi succedeva, perché all'inizio uno non sa a chi dirlo. Se ai genitori, se al dottore, quello che è, che succede, che sarà sta cosa. Poi alla fine, piano piano, arriva la, come si dice, la consapevolezza di quello che è successo. Uno non ha più paura perché sa quello che è. Anzi, addirittura, quando non avete più paura, potete viaggiare nella dimensione astrale per dare un'occhiata in giro di che cosa si tratta. Ma come avviene questa cosa? Allora, io so come avviene, spontaneamente, però vi posso dire che qualche volta ci ho provato e si può anche forzare questa obe, questa uscita fuori dal corpo da parte della nostra coscienza che esce dalla zona del terzo occhio, sta nell'ambiente astrale e poi rientra appena voi volete, o anche se vi impaurite o se succede qualcosa, ma il modo più semplice per rientrare è muovere un oggetto del corpo, una parte del corpo, scusate, la mano, il braccio, il piede, quello che vi pare. Perché? Perché quando fate il viaggio astrale il corpo è praticamente paralizzato, perché il cervello smette di pilotare il corpo, tutta la parte che riguarda l'anatomia umana si addormenta, ma la mente rimane cosciente, quindi quasi tutto il cervello si addormenta meno che la coscienza, la mente. Quindi come potete provare a provocare un viaggio astrale, a fare un'uscita dal corpo? Ora ve lo spiego. Andate a letto, vi rilassate, tranquilli, fate dei bei respiri. Quando siete belli rilassati, ben rilassati, potete incominciare mentalmente a contare indietro dal 99 indietro fino a scendere verso il numero 1, lo 0. Ad ogni respiro contate un numero. Fate un bel respiro, 99. Fate un altro respiro, 98, fate un altro respiro, 97, tutto mentalmente, ad occhi chiusi, rilassati, respirando normalmente. Vedrete che al 50, 40 di numero non ci arriverete, perché a un certo punto il corpo si addormenta, avrete la sensazione di una paralisi notturna, quindi non potrete muovere più niente, se è tutto andato a buon fine, sentirete solamente lungo la spina dorsale una debole corrente elettrica che scorre su e giù una decina di volte. Li chiamano anche le vibrazioni. È una corrente elettrica che attraversa la spina dorsale prepara il canale per l'uscita della coscienza. A quel punto, quando siete convinti che il vostro cervello, la vostra coscienza è sveglia, ma il vostro corpo è addormentato, quindi sentirete la paralisi notturna, potete tranquillamente pensare solamente di uscire. Vi sforzate e uscite, ma non muovendo il corpo fisico, ma quello interno. Quindi uscirete, vi troverete nella stanza, vi vedrete dall'alto nel letto. La prima volta fa una paura pazzesca, perché dà l'idea della morte, no? Che voi siete fuori e il corpo invece è lì nel letto che dorme. Tranquilli, perché le prime 2 volte fa questo effetto lì, poi smette. Dopo non avete più paura perché dopo c'è la curiosità, la voglia di avventura che sorpassa la paura, quindi la consapevolezza sconfigge la paura. Quando avete voglia di rientrare, basta che provate a muovere qualsiasi arto, un piede, una mano, c'è bisogno della coscienza dentro, quindi rientra immediatamente, dopodiché piano piano vi rimuovete e è finito il viaggio astrale, quindi vi sveglierete, aprirete gli occhi. Quando c'è il rientro, a volte non è molto cordiale questo rientro, non è tanto morbido. A volte si sente che proprio la coscienza, quando rientra dentro il corpo, si assesta un po' dentro le braccia, nelle gambe, nello stomaco. Sentirete una brutta, come si dice, sensazione all'inizio, i primi rientri, poi dopo ci pigliate la mano. Sia l'uscita che il rientro è leggermente traumatico, perché non l'avete provato tante volte, è sempre la prima volta che è quella più impressionante. Quindi il viaggio astrale si può provocare con questo sistemino che vi ho insegnato io. Se avete bisogno, io ho fatto un gruppo su Facebook,
15 anni fa circa, dove ci sono tutti quelli che hanno avuto il viaggio astrale, e lì ci sono anche dei documenti, delle spiegazioni, dei testi da seguire per chi volesse provare da sé a provocare una uscita dal corpo, quindi una obe, senza aspettare che gli succeda prima o poi, naturalmente, va bene? Se avete bisogno, contattatemi su Messenger, dove vi pare, su Facebook, e vi do alcune spiegazioni oppure vi toglierò dei dubbi che avete. Abbiamo parlato del viaggio astrale, ragazzi. Un abbraccio grande, grazie che mi seguite, mettetemi un mi piace e se è la prima volta che entrate iscrivetevi al canale perché è interessante. Ciao ragazzi, un abbraccio.